La festa è come una rappresentazione in teatro. Ci sono gli attori, le comparse, le scenografie, la musica, c'è una storia, ma soprattutto ci sono le emozioni. Si va a teatro per vivere emozioni. Si partecipa ad una festa per vivere emozioni. Anche in una festa tutto è finzione. Le luminarie le montano per essere poi smontate. I fuochi pirotecnici li allestiscono nei campi per perdersi definitivamente nei cieli. I palloni aerostatici si compongono per sfuggirci in volo. Le opere dei madonnari si realizzano per essere cancellate dalle auto. Ci sono i costumi, gli sfarzi, le movenze dei portatori e le parate militari delle bande. Ci sono milioni di gesti nella festa, tutti teatrali. Il segno della croce, lo sfiorare il mantello prodigioso della Vergine, le pose dei bandisti all'Inno d'Italia. Ci sono anche gli applausi, come tutte le opere che si rispettino. All'uscita del santo, all'omaggio floreale al maestro di banda, dopo lo scoppio dell'ultimo colpo oscuro. Tutto è finzione, mobile, precario, eppure tutto è reale. Perché reali sono le emozioni, reali le lacrime, reali le preghiere, reali le attese, reali i sorrisi, reali le aspettative. Ecco perché non ha senso spiegare e adeguare le nostre feste. Lasciamole vivere nella loro spontaneità. Emoziona di più un bambino che canta da solo, senza saper di essere visto, o un bambino che recita la poesia spronato e suggerito dai genitori? Comitato Festa Patronale, noi cantano. Ascoltiamo ora la marcia Pupetta Innamorata del maestro Giovanni Orsomando. Buon ascolto.